uscita la nuova app, scaricatela. Questa è l'app sulle persone magre come me che in Sicilia non possono vivere tranquille. Cioè, ma appena mi guardo la prima reazione è questa: sì, c'ho posicco. E si allontana. Tu puoi fosse una cosa, cioè che noi siamo in Sicilia, mangiare è il segno di benessere. Infatti quando sono i bambini magari un po' obesi, la gente cosa dice? Che è tutta salute. No, questo è tutto colesterolo. Non fare mangiare il chiupo, il cirito. A me mamma mi doveva fare mangiare sempre quando ero piccolo. Però frasi ambigue. Cioè non diceva mangia, faceva e mangia la mamma. A quel mangiare la mamma, no mamma, cazzo, no, mamma, no. E quindi mi portava dalla dottoressa anche lì frasi ambigue, cioè, dottoressa, piccirido, mangia, mamma, non ti voglio mangiare, infatti, cioè, non lo capisco, perché questa cosa del mangiare, che la gente quando mi vede la prima domanda è, chi sei sicco, ma mangi? Che siete? Che domanda è? Non siete che mangio, non è normale. Se chiede a mia mamma se mangio, perché in realtà mangio tantissimo, lei risponde in modo grazioso e carino, mangia, su un mandadugno, che tu sei fotto pure a me, non te voglio mangiare, ma non te che poi la domanda più bella che mi fanno quando mi vedono mangiare è questa qua, me quanto mangi? Ma tutto su mangiare? Runumiet. Musaibu, cioè che non lo so, una sacchietta, perché queste domande che non capiamo. In Sicilia noi maghi facciamo una vita terribile, ci date dei soprannomi che non capisco, brutti, cioè se una canna è sienere, è brutto, cioè, su un paluro alla luce, su scorpione, cioè, è brutto, cioè, io ho una vita terribile, a me, mi dicevano sempre quando ero piccolo, se ti metti là non ti viri. Cioè, quando vanno a nascondere, mi metteva così. Batte panno, te fotti. Cioè, ma perché? La più brutta immagine che mi date, e sicuramente guardandomi qualcuno la penserà, è sì, qua ci ho sancatenate. E io vi voglio chiedere stasera, ma voi mi vedete così? Che terribile. E te mi lo connesso che la vai sta immagine che fa cioè, vi rendete conto che ci date una vita bruttissima? Cioè, dovete trovare per forza una motivazione al fatto che siamo magri. Cioè, ci sono gli invidiosi, sono i mariti, quelli sposati, che appena mi vedono, che sono un po' con la pancetta, i mariti, appena mi vedono mi dicono, vedi, quando avevo la tua età io ero più sicchietti io. Ma come poi non ci che poi mi dico, ma te marito voglia bere la panza. No, non è vera questa cosa. Non dovete trovare forse una motivazione al fatto che siamo magri. Cioè, quando ero piccolo mi avete fatto venire un incubo terribile a tutti. Cioè, mi guardavano e mi dicevano, se mangi e non ingrassi, hai lui. Uvemme tagliareno. Ma che cosa è questo uvemme tagliareno? Io mi sentivo, cioè... Io giuro, sono andato al dottore per fare la visita, il dottore appena mi ha visto mi fa mica sei sicco, ma mangio, no, non c'è, perché devo fare un metagliarino, radiografia, ok, 12 radiografie e spuntavo un metagliarino in tutte le posizioni, di lato, lato, cafuncia, cioè, tutti i ragazzini alla mia età avevano il calendario di Sabina Ferilli in camera, io avevo calendario un metagliarino, cioè, mi sudava, terribile. E ci parlavo, dicevo tagliare. Tagliare, mettiamo da cosa, mi mangio un po' almeno la semenza, la coscia, non lo so. E lui invece mangiava, non mi faceva ingrassare, allora mi hanno fatto fare una dieta particolare per uccidere il verme taglierino, che è tutta fatta di verdure, di cose, e mangiavo queste cose. Un giorno però, dopo 3 giorni che mangiavo verdure e cose, sentivo una cosa che saliva, e che cosa che mi si... Che via, e me ne esce il verme taglierino. E dice, fa che? A dieta, cioè, a fede dei cani. No, proprio, ho tirato fuori sto coso, tutto così, te la pezzi. Che sei sicco, ma mangi!